La gara contro la Pro Vercelli è stata tante cose per il Palermo targato Tedino. La seconda vittoria consecutiva, la terza stagionale, la prima in rimonta dopo aver subito lo svantaggio, ma anche la prima senza Igor Coronado. Niente di eccezionale, diranno i meno attenti, ma la verità è che questo Palermo ha dimostrato nei fatti di essere Coronado dipendente. I numeri parlano chiaro, il Palermo di Tedino non esprime ancora un gioco spumeggiante e la sfida di lunedì sera contro la squadra di Grassadonia è stata quella nella quale i rosa hanno subito di più l'avversario sin qui. Ben 16 tiri subiti, più dei 14 concessi al Perugia, contro gli 8 indirizzati verso la porta avversaria da Nestorowski e compagni, il dato più basso in stagione insieme al match con gli Umbri. Con Coronado in campo il Palermo crea di più, e questa è un'ovvietà, ma ancora più importante subisce di meno. Due gli assist serviti dal brasiliano nelle prime 5 giornate, un gol, quello magistrale, all'Empoli, 9 occasioni create per i compagni, una precisione nei passaggi del 93% e una del 55% al tiro verso la porta. La controprova, d'altronde, non si farà attendere a lungo. Contro Ascoli e Parma mancherà Nesto Gol e tutto o quasi il peso dell'attacco graverà sui piedi del fantasista ex Trapani, l'unico capace di accendere la luce quando tutto sembra al buio.